Silvio, ma chissà chi era questo Silvio e che faceva nella mente di Bob Dylan, sempre contorta ma geniale. E quindi andiamo avanti con la puntata sui nomi, con un pezzone di questo personaggio incredibile che è Billy Gibbons, chitarrista e voce dei ZZ Top. Ormai avrete capito che io ho questa fissazione per i ZZ Top, li infilo un po' dappertutto. Attenzione che se vi girate ve li infilo pure a voi. ZZ Top sono taglienti. E comunque in questo caso vorrei parlare di questo album uscito appunto nell'anno appena trascorso, nel 2018, di Billy Gibbons solista, il suo secondo dopo quell'album del 2015 che era Perfecta Mundo, che era un disco un po' strano, un po' caraibico. Questo qua è un album totalmente blues, si chiama The Big Bad Blues. Suoni molto aggressivi, molto pesanti, classiconi del blues, pezzi un po' anche delle origini del rock and roll, come in questo caso un brano di Bo Diddley, The Originator, detto così perché è uno di quelli che ha dato proprio origine al rock and roll, uno dei 5-6 personaggi senza i quali non saremmo qui neanche a parlare di rock and roll. Quindi ci prostriamo davanti al grande Bo Diddley. E questo brano si chiama Bring It to Jerome, portalo a Jerome. Chi era Jerome? Jerome Green era appunto colui che suonava le maracas nella band di Bo Diddley. Era un personaggio sopra il palco e anche sotto al palco, veramente originale, pazzo totale, non so quanti figli avesse, era proprio uno contro le regole, fuori da tutto negli anni 50. E lui è stato proprio l'ispiratore di questa canzone Bring It to Jerome. Ricordiamo il classico sound di Bo Diddley col pa 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 pa, questo l'ha inventato lui, l'ha mutuato un po' da suoni africani, adesso non voglio entrare in dettagli. Ricordiamo solo che la Gillette negli anni 80 offrì $1 milione a Billy Gibbons per tagliarsi la barba e lui rifiutò. Grande Billy Gibbons, non ne frega niente, eroe della barba, eroe del pelo. E qui ce l'ascoltiamo sperando che ho preso il pezzo giusto e non quello originale di Bo Diddley, perché qua forse è l'originale di Bo Diddley. Vabbè, se pure fosse, è sempre un grande pezzo. Bring It to Jerome, Bo Diddley o Billy Gibbons, lo scopriremo solo vivendo tra poco insieme a voi. Vai Max.
E il grandissimo Billy Gibbons non delude con questo pezzone blues, veramente zozzo come piace a noi, il bluesone zozzo non delude. Intanto qui si scopre un'altalina, abbiamo scoperto grazie a Livio, che ci è venuto in soccorso, che il Silvio famoso della canzone di Bob Dylan, cioè questo è un arcano che io mi porto dietro dall'88, quindi sono 30 anni che io mi chiedo, esatto, chi è Silvio, chi non è, e si tratta di Silvio Rodriguez, Silvio cantautore cantautore cubano che cantava insieme e poi le cantava anche da solo le canzoni del mitico Pablo Milanés, che è un cantatore e poeta cubano. Pablo Milanés. E quando Cuba era occupata dagli americani c'era un mortorio culturale, da quando c'è la rivoluzione del popolo e Fidel Castro, e allora c'è tutto un grande movimento culturale. Ecco, alla faccia del governo Yankee. Vedi. Insomma, tutto torna, finalmente si chiude il cerchio, capiamo tante cose. Andiamo avanti con la nostra puntatona sui nomi. E vorrei ascoltare a questo punto i Creedence Clearwater Revival, che nel 69, anno di grazia proprio per loro, è stato un anno pazzesco. Hanno rilasciato ben 3 album in quell'anno, nel 69, pensate, 3 dischi in un solo anno. E in questo secondo album, Green River, c'era un singolo del 56 di Little Richard, che era Good Golly Miss Molly. Little Richard, eroe. Little Richard, un pioniere. Era un pioniere del rock and roll, poi ne parleremo appunto. Ma questa era una cover che i Creedence Clearwater Revival, grandissima band statunitense, fece di questo pezzo, perché loro proprio appunto anche nel nome c'è il revival, volevano tirare fuori un po' il vecchio rock and roll, unirlo con le radici del sud, con questa musica swamp, e quindi dare vita a un suono totalmente originale. Il pezzo è da paiura, poi come lo fanno loro è super potente. Ricordo il concerto appunto all'auditorium di John Fogerty, in cui questa specie di steward non ci facevano ballare, cercavano di fermarci sugli spalti. Ma non si può fermare il rock and roll, noi volevamo ballare, quindi ci fu un po' un tafferuglio. Tra l'altro, che dire, l'auditorium secondo me non è proprio un posto adatto per fare concerti rock. Voglio fare la polemica, perché tu stai lì seduto, ma che è Beethoven, che se stiamo a sentire l'Aida di Verdi, chi è l'Aida? Di Verdi? L'Aida di Verdi, invece sì. No, è rock and roll, fateci ballare, non ci rompete i maroni con sti seggiolini, queste cose qui, che sembra di stare allo stadio olimpico. Ma torniamo alla musica, Creedence Clearwater Revival, Good Golly Miss Molly. Era il 1969, l'etichetta la Fantasy. Vai!
Oh, maresciallo, ma come si fa a chiamare un bambino Rocky, Giovanni, Paolo, Enrico e Bruno? Vabbè, Rocky per l'attore, per Stallone, Mr. Stallone, no? Giovanni Paolo per la nonna, per Papa! Evviva il Papa! Enrico per Berlinguer, per far contenta di moglie. E Bruno? E Bruno perché il figlio è mio, lo chiamo come cazzo mi pare. Vabbè, no, grandissimo ragazzi, questi film che ci hanno cresciuto. Grande citazione a proposito di nomi, era la signorina Molly, Good Golly Miss Molly. E anche Thomas Millian ci ha ricordato perché aveva chiamato il figlio in quel modo. Sono sempre bei momenti, soprattutto per i bambini in ascolto, immagino, e per le loro mamme e papà. Questa era la cover di Little Richard. A questo punto, visto che parlavamo di lui, di grandi generators del rock and roll, la gente che c'è dietro, i primi archetipi del rock and roll, proprio Little Richard è uno di questi, una figura chiave nella storia del rock. Diciamo che se Elvis era il re, lui può essere, come dire, la regina del rock and roll, perché sappiamo, insomma, i suoi atteggiamenti un po' ambigui. Tra l'altro gli facciamo gli auguri perché il 5 dicembre ha compiuto 86 anni. È un grande personaggio controverso, ha fatto tutto e il contrario di tutto, è stato anche pastore evangelista, dopodiché puttaniere, alcolizzato, drogato, pazzo, ma soprattutto grande musicista. E il suo compagno di etichetta Larry Williams a un certo punto gli puntò pure una pistola alla testa, lo voleva far fuori nel 77. È successo di tutto nella sua vita, una vita incredibile che ne varrebbe almeno 10. Vero nome Richard Pennyman, quindi qua tutti i pseudonimi, perché ricordiamo anche Bob Dylan, Robert Zimmerman, quindi vari pseudonimi nel rock and roll. Anche lui con tutti questi nomi di donna, Good Golly Miss Molly, e in questo caso Long Tall Sally, Sally la spirungona, che fu un grande singolo, appunto, anche questo nel 56 per la Specialty Radio.